passo la parola subito al professor Bonomi per iniziare questo convegno. Ringrazio nuovamente tutti i partecipanti e quelli che prenderanno la parola. Nuovamente un grazie al signor Enrico Morelli, un grazie agli amici del museo e che dovranno, come ho detto, cominciare questo percorso. Un grazie all'amministrazione comunale. Bene. Il Museo della Civiltà Contadina dei Mestieri di Savio Chiese e il Comune a volere questa giornata, perché è una giornata di riflessione che ha un significato per tutta la valle. Io credo poi che le relazioni verranno trattenute e se per caso non sono ancora complete nel dettaglio, come si fa nei criteri che si rispettino, vengano scritte in modo da poter domani produrre gli atti di questo incontro, perché gli atti sono molto importanti, perché gli atti servono non solo a far memoria ma a far riflettere. Io mi soffermo, prima di introdurre i relatori, man mano sarà il loro turno, mi soffermo semplicemente su un'osservazione. Il titolo generale è Valle Sabbia tra memoria e progetto. Io credo che dobbiamo porre l'attenzione a questo titolo. Che cos'è la memoria e che cos'è il progetto? E che rapporto c'è tra la memoria e il progetto nei musei folclorici, nei musei delle tradizioni, insomma, in quella vasta gamma della ricerca che va sotto il nome di tradizione e folklore. Il Valle Sabbia, per la verità, è da anni che si riflette su questo e non per nulla si tenta di far partire dal punto di vista giuridico il sistema museale, anche se in parte è già strutturato ma non ha ancora la veste giuridica, perché un vero sistema non è solo il raccordo volontario di più musei, ma è un'istituzione giuridica dove tutti i cittadini sono chiamati a corrispondere anche economicamente per la ricaduta culturale che il sistema ha su ogni cittadino. Noi siamo adesso ad un raccordo di queste sette realtà museali, alcune che si assomigliano, molte diverse l'una dall'altra. E nel caso di Savio Chiese c'è questa peculiarità, il nome stesso dice della civiltà contadina e dei mestieri, che all'interno del sistema valligiano ha un ruolo specifico e particolare che si può legare un po' alla raccolta di Bagolino, si può legare un pochettino a quella di Pertica Bassa e un po' al Museo del Lavoro di Vestone, e meno al Museo Archeologico di Gavardo, che è un museo antico, è in provincia di Brescia il secondo museo archeologico per importanza e si mette in questa nostra realtà. Venendo a noi, lo sforzo è stato grande, lo sforzo non è all'inizio, lo sforzo ha dato dei risultati perché l'associazione c'è, la sede c'è, la raccolta c'è e naturalmente una raccolta che si rispetti deve creare il dotto culturale intorno e deve essere un punto fondamentale all'interno di questa galassia di altre realtà. E mi sembra che ci siano tutti i presupposti perché questo possa avvenire, perché ci sono i presupposti della rigorosità scientifica, la rigorosità della catalogazione, la rigorosità dell'esposizione, la passione di chi ci sta vicino, perché senza passione non si fa nulla in cultura serve l'intelligenza, ma vicino all'intelligenza ci vuole la passione. L'incontro tra l'intelligenza e la passione fa miracoli e quindi questo ci porta a una riflessione. È una riflessione che i relatori credo approfondiranno, ma la memoria serve a che cosa? È qualcosa che guarda solo al passato? È una specie di acquarello del tempo che fu? È un qualcosa che ci diletta? È uno sguardo consolatorio? O è qualcosa che ha un significato se viene attualizzata?
Ed ecco il progetto: non c'è memoria che abbia significato senza un progetto. Ed allora, in questo mondo di globalizzazione, in questo mondo dai vasti orizzonti, in questo mondo da internet e di tutte le innovazioni tecnologiche, come si pone l'uomo nel suo destino quotidiano e come l'uomo si ancora nella sua storia? E che cosa serve la storia di una comunità piccola in un discorso di grandi comunità? E il far memoria vuol dire lo studio delle abitudini, lo studio dell'umanità squadernata giorno per giorno nella quotidianità per affrontare anche le sfide del futuro? E allora il far memoria non è solo un diletto, ma è qualcosa di più impegnativo? Ed allora il progetto diventa rigorosità metodologica per dare risposte sempre più qualificate agli interrogativi che l'uomo ha? Il folklore è una cosa importante. Ho visto la professoressa Casella, che io notavo nel nome quando, come Fondazione Civiltà Bresciana, che ho anche l'onore di rappresentare qui questa sera, davano vita a quel colosso che è l'Atlante demologico, alle infinite discussioni che abbiamo fatto nel nostro direttivo per riuscire ad abbracciare quasi tutta la Lombardia orientale. Siamo arrivati a Brescia, Mantova e Cremona e stiamo agganciando Bergamo, ma è un lavoro molto difficile. Ma noi dicevamo: che cos'è questa brescianità che tutti nominano, che tutti dicono come se fosse un DNA di grande qualità? E che cos'è la brescianità rispetto al passato? E cosa sono le nostre tradizioni? E le tradizioni a che cosa servono? E quindi, e che impatto hanno sulle nuove generazioni? E quindi credo che da questi tentativi vengano risposte esaudienti. In Valle Sabbia c'è una peculiarità: questa civiltà contadina, che è piccola civiltà, ma è civiltà. Che cosa oggi potrebbe dire in una realtà più vasta della nostra? Che cosa potrebbe dare a noi per sentirsi dignitosi, non chiusi ma aperti, ma consapevoli della nostra tradizione? Ed allora la civiltà contadina e il mestiere si può coniugare anche con le sfide della modernità? Che cos'è il mestiere se non l'abilità pratica che chiama l'intelligenza a interrogarsi continuamente? E il mestiere che cos'è per i giovani? È lo sfido dell'intelligenza? E questi raccoglitori, questi pazienti amanti delle raccolte, che servizio fanno per la comunità? Io credo che, indipendentemente dalle peculiarità dei singoli, dobbiamo oggi prendere atto di una ricchezza. A Sabbio Chiese c'è stato e c'è un nucleo che si dedica con passione e anche con competenza acquisita sul campo a questo versante del sapere che non è di secondo ordine. Tra i relatori abbiamo all'inizio il signor Morelli, che ci parla del Museo della Civiltà Contadina e dei mestieri di Sabbio Chiese. E certo, io so che il signor Morelli, che conosco da 38 anni, non è un uomo che vuole molti elogi, e difatti i più grandi elogi si sintetizzano in poche parole, perché se se ne dicono troppe non hanno più significato. Però non possiamo non dire semplicemente che è uno studioso, che è uno studioso al di là dei titoli, che è uno studioso rigoroso, che è anche uno studioso creativo, perché alcune sue tesi che porta avanti da anni hanno un risvolto che andrebbe approfondito ulteriormente. È una sfida continua il parlare con Enrico Morelli, e certo ha appena portato a termine una grande generosità dando al Comune di Sabbio la raccolta, ma è uno degli animatori, direi fondatore del museo, insieme della raccolta, insieme ad altri, e c'è qui Arrigo Morettini, ma anche altri, la Lidia Vivinelli e altri che lavorano intorno a loro, che hanno dato anni a questo lavoro. Oggi non ci sarebbe se non ci fossero queste persone. Ma voglio dire, oggi Enrico Morelli è qui come partecipe a una tavola rotonda per dirci di un'esperienza, per dirci di una realtà che c'è,
e per dirci anche, credo, che per lui questa realtà è una sfida alla Valle Sabbia, perché la Valle Sabbia, attraverso lo scavo della storia e delle tradizioni, prenda coscienza di essere un ritaglio geografico significativo, piccolo, ma che ha un ruolo all'interno della più grande provincia, e per dirci che anche dalle cose più piccole nascono le cose grandi, e per dirci del grande amore che lui ha avuto per questo paese, che non è il suo di nascita, ma che l'ha visto come la sua piccola patria, se per piccola patria si intende la geografia degli affetti, del cuore e dell'intelligenza, e si intende che la patria degli uomini è grande, ma ognuno ha una piccola patria, che è quella che si ritaglia per dire: io devo conoscere meglio questa realtà. Ed allora io chiamerei subito Enrico Morelli a venire qui vicino. Accanto a lui abbiamo docenti universitari di Sassari, della Cattolica di Brescia, insomma, e i docenti universitari, anche se oggi sembra che il mondo della scienza, della ricerca, dell'università possano essere il depositario unico del sapere, io sono sempre del parere che senza l'università e senza la ricerca universitaria non c'è crescita culturale. Io non voglio tagliarvi con tante chiacchiere, voglio lasciare lo spazio ai signori docenti intervenuti, 2 minuti, 3 al massimo. Eravamo alla fine degli anni 50 dello scorso secolo, mi trovo a Brescia in un negozio, tutti parlano di dialetto locale, capiscono che non so dove sarà, mi chiedono cosa mi possano dire. La loro domanda fu subito: ma dove si trova il Sabbia? Ma dov'è il Sabbia? Te lo spiego. Lo dico perché non fu l'unico volta, nel giro di 3-4 mesi in altri 2 negozi mi successe la stessa cosa: ma dov'è il Sabbia? Torno, faccio 2 righe sul notiziario comunale intitolando dove Sabbia, e le sentì grosse da un assessore dell'epoca, perché forse pensava che Sabbia fosse l'apice della conoscenza di tutti i persiani. Da quel momento sorse in me un desiderio di far conoscere il paese. Io avevo accumulato un po' di materiale che poi fa parte di questo museo. Alle decennali del 72 fece una piccola esposizione nel cortile della casa d'Urani. Venne molta gente, la ripetei nell'82 e ne venne ancora di più. Di lì nacque l'idea di aumentare questi oggetti per offrirli al comune, il che è avvenuto con la decennale del 92. Ultimamente è stato recepito, perché allora non sono parole, è stato recepito e documentato l'accettazione da parte del comune di questo museo. Termino qui, non senza fare un caloroso ringraziamento per la collaborazione fattiva dal 2002 al signor Arrigo Morettini, ex sindaco del paese, e dalla signora Lidia Ghidinelli, i quali hanno organizzato, come si trova in questo momento, e stanno ancora catalogando tutto il materiale. Lascio la parola ai signori intervenuti. Grazie. È ora la volta della professoressa
l'Università di Sassari. Dicevo prima alla professoressa che in Valle Sabbia c'è un legame sottile ma intenso di memoria con l'Università di Sassari, anche perché una nostra valligiana, la professoressa Ginevra Zanetti, che ha insegnato tantissimi anni in quell'università, quando gli si chiedeva: ma lei è valsabina o sarda? Lei diceva: io sono di Bagolino, ma ora sono sarda. E difatti si trovava in quel di Sassari, si incontrava nelle campagne alla ricerca delle costruzioni medioevali, stile romanico, pisano, delle chiese, e si batteva per il restauro di quelle chiesette. Una valsabina che voleva il restauro delle antiche chiese della campagna della Sardegna. Il professor Luigi Berlinguer, 2 anni fa, venuto in Valle Sabbia, ha voluto che lo accompagnassi a Bagolino perché voleva rendere omaggio alla terra di quella insegnante, per la professoressa. E mi disse anche che se si farà un convegno ricordando quella docente, ritornerà in valle a parlare, perché dice: ha amata la Sardegna. Mi sembra che la professoressa Contardini, parlando dei musei etnografici e le radici del futuro, esperienze e riflessioni antropologiche e le radici del futuro, ci dica invece che lei ama la Sardegna e ama non solo la Sardegna, ma ama questo simile delle radici e dei musei, che è veramente molto importante. La ringraziamo di essere venuta a Sabbia. Enrico Morelli mi parlava spesso di lei 2 o 3 anni fa, e quando discutavamo delle sue tesi, le sue ricerche, diceva: le confronto spesso anche con la professoressa e ci confrontiamo su queste tesi, e finalmente sentiamo invece una sua riflessione importante che ci arricchirà e che comunque è per noi motivo per andare avanti, come ho detto prima, per riflettere ulteriormente, perché questa ragnatela significativa di musei valsabini lascia il segno alle generazioni future. Grazie professore. Vi ringrazio per l'ospitalità che mi offrite in occasione di questa iniziativa che ritengo molto importante. E io porto il mio saluto anche in qualità di socia fondatrice della Società dei Musei Temo-Etno-Antropologici. E in questi giorni c'è un'iniziativa che coinvolge tutti i musei italiani, che sono iniziative in collaborazione con i musei dell'Abruzzo, che in questo momento sono in difficoltà. Ringrazio per l'ospitalità, perché io mi sento un ospite, e un ospite curioso di questo paese e del suo intorno. Ho seguito a distanza la nascita e lo sviluppo della vita del Museo della Civiltà Contadina e dei mestieri di Sabbio Chiese. Mi fa pensare alla nascita e alla crescita di un bambino che inizialmente mette le sue radici in uno spazio ristretto, nel cortile di casa e nel suo intorno, e poi via via incomincia a frequentare le vie e le piazze del paese e infine le più ampie strade del mondo. Così il Museo di Sabbio, dapprima frutto di una raccolta personale, individuale, va via via conquistando la comunità a partire dal 1992, e oggi, inserendosi nelle manifestazioni culturali regionali, sperimenta una crescita ulteriore, una nuova responsabilità, quella di rappresentare una risorsa per il futuro. E noi siamo qui a celebrare questo processo di crescita, quasi un rito di passaggio verso nuove opportunità, nuove strade per il Museo di Sabbio, la sua trasformazione in patrimonio di un territorio più vasto. Per questo evento, il Laboratorio di Antropologia Culturale dell'Università di Sassari ha prodotto un breve filmato da un'intervista a Enrico Morelli, perché Enrico Morelli è una fonte
importante per scoprire come il museo nasce, prende forma. Infatti è dalla sua raccolta iniziale che il museo muove per limitarsi. A lui andrebbero poi aggiunte le persone che vi hanno operato successivamente, da Morettini a tutti gli altri e alla comunità intera, che in qualche modo tutti hanno contribuito alla sua crescita. Io ho questo filmato, potremmo vederlo adesso e poi eventualmente faccio ulteriori brevi considerazioni. Questo è un documento che io ho prodotto e che lascio qui, che rimane come documento sulla nascita un po' di questo museo. Questo, insomma, una prima raccolta, come si vede, è una raccolta spontanea. Io vorrei sottolineare perché la raccolta di oggetti, quando è esperienza personale, è un'arte. È un'arte come una narrazione, un racconto attraverso le cose. C'è una sensibilità personale nel raccogliere degli oggetti, una passione, un'emozione che guida questa sempre. Gli etnografi di professione che operano nei musei hanno i loro studi, le loro elaborazioni strategiche, le loro tecniche, ma anche le loro costrizioni, le loro strade obbligate. Non a caso oggi chi studia i processi culturali entro cui nascono i musei mostrano un interesse e un'attenzione particolare al rispetto delle raccolte e delle loro organizzazioni espositive. Non amano intrufolarsi e trasformare queste cose. È il caso per esempio di un museo nella provincia di Parma dove un maestro elementare ha raccolto tutta una serie di oggetti e li ha disposti in una maniera fantasiosa, originale. Alla morte di questo maestro ha preso il museo una fondazione, si è formata una fondazione ed ora è coordinato da un antropologo. Questo antropologo non ha voluto cambiare niente proprio perché ama pensare non soltanto agli oggetti, ma anche a questa creatività di chi ha raccolto e disposto gli oggetti stessi. Ci si interroga, insomma, da parte degli antropologi sul perché le persone singole o gruppi fanno i musei, sui modi di dare identità a un territorio, costruendo radici per pensare se stessi. E in quest'opera essi fanno già futuro. Se si confrontano le storie dei musei locali, e io ho in mente in particolare i musei etnografici del Lasso, che sono dedicati a raccolte musei della cultura contadina, si riscontrano molte analogie con la vicenda di Sabbio Chiese. C'è come a Sabbio qualche antiquario che è diventato collezionista di oggetti di tradizione. Ma ogni museo locale è assolutamente singolare, proprio perché è legato a quel luogo, ad una specificità produttiva e di vita, nella interazione degli uomini con la loro storia, con il loro ambiente e soprattutto nella relazione, talvolta anche conflittuale, fra di loro. A un antiquario che si fa collezionista di oggetti del mondo contadino va riconosciuto un merito speciale, quello di avere riconosciuto valore e dignità a utensili che, come quelli più preziosi, sono opera della mano dell'uomo. E nella mano dell'uomo, come insegna il filosofo Heidegger, opera il pensiero, la mente. Non a caso di questi oggetti diciamo che sono oggetti di cultura materiale, che sembra una contraddizione, e sono oggetti di cultura perché incorporano sapere e rimandano a pratiche della vita quotidiana, alla ingegnosità delle relazioni con l'ambiente, al mondo del lavoro e delle sue fatiche. Quanto alle radici del futuro andrebbe messo tra virgolette, perché il mio riferimento è dotto ed è tratto dal titolo del libro dello studioso francese Thévalin,
uomo di esperienza internazionale per quanto riguarda i musei e lo sviluppo delle comunità. A lui si deve anche l'elaborazione teorica, se non proprio l'invenzione di quello che oggi chiamiamo ecomuseo. Mi sembrava d'obbligo la citazione di questo studioso, anche visto il bel titolo, già visto anche, già dichiarato anche dal professor Bonomi, il bel titolo che è stato formulato per questa manifestazione, Valle Sabbia fra memoria e progetto. C'è già in questo titolo lo spirito che anima gli studi, le proposte e le utopie di questo studioso francese, e cioè di cercare nell'ambito della comunità del territorio le risorse per il loro futuro. Spetta alle comunità stesse cogliere gli elementi del loro patrimonio che possono andare a costituire fattori di crescita o di traino per altri. Dicevo all'inizio che sono ospite, un ospite curioso, ogni volta che vado in un paese mi innamoro del paese e vorrei rimanere lì a studiarlo e a diventare un po' uno di loro, come ci insegna il nostro antenato antropologo Bronislaw Malinowski. Mi è capitato di recente in un piccolo paese della Sardegna, dove il premio Nobel Grazia Deledda ha ambientato il suo romanzo Canne al vento. Ebbene, lì hanno formato un parco letterario e nel paese è stato conservato il centro storico, ristrutturato in maniera oculata, in maniera da ritrovare i luoghi che sono descritti in questo romanzo. E la comunità cresce attraverso questa risorsa, con le sue architetture tradizionali, i suoi cortiletti e così via. Per quanto riguarda Sabbio, io sono ospite e quindi non conosco le potenzialità di questo paese, né quelle della valle che viene evocata appunto da questa manifestazione. Ma entrando in Sabbio, anche se si è strani, si vede che questo paese ha molti elementi che costituiscono il suo patrimonio, a partire da quelli ambientali, il fiume, il bosco, il silenzio anche, perché il silenzio è un bene sempre più raro e ricercato da chi vive nel turbine della città. E poi la sua storia, una storia iscritta nelle sue strutture architettoniche, nei racconti della gente, nella rocca con i suoi affreschi, nelle strade e nei percorsi dei suoi sentieri, dentro e fuori l'abitato, e ancora nei saperi incorporati dalle persone, nei loro sogni, perché è soprattutto nei sogni che mette radici il futuro, per non dire del coro locale e di quelle feste decennali che ho potuto vedere nel 2002 e che, insieme alla dimensione religiosa, celebrano la riunificazione comunitaria, quasi un rituale che ricorre ogni 10 anni, come se ogni tanto fosse necessario in questo paese verificare e confermare la sua unità sociale. Vi chiedo scusa per la mia voce. Per saperne di più, il metodo per chi viene da fuori è quello di girare a piedi, facendosi accompagnare dalle persone del luogo. Nessuno, come la gente di Sabbio, potrebbe allungare all'infinito l'elenco delle sue risorse e del suo patrimonio. E infine, ma primo per l'incontro di oggi, il Museo della Civiltà Contadina dei Mestieri, che raccoglie la memoria del paese e della valle. Il museo vanta oggi una ricchezza di oggetti che a stento lo spazio che gli è destinato riesce a contenere. Questi oggetti narrano di una tecnologia tradizionale che spazia dalla produzione della seta, della lana, della canapa, alla produzione del vino e alla lavorazione del latte, fino a numerosi utensili d'uso quotidiano che rimandano alla vita lavorativa e familiare della valle e delle zone limitrofe. I visitatori sono andati aumentando di anno in anno e hanno coinvolto soggetti, singoli, gruppi, istituzioni.
istituzioni, in particolare le scuole, che in questi ultimi anni hanno mostrato un particolare interesse per il museo, riconoscendone il ruolo educativo e stimolando le visite sempre più frequenti delle scolaresche. Sembra quasi d'obbligo riflettere oggi sul ruolo del museo e sul suo futuro. Pensarlo nel territorio come risorsa nelle sue potenzialità plurime, fra memoria e progetto, appunto, ai fini di promuovere il patrimonio culturale di Sappio e dell'intera valle. Alla domanda sul ruolo che ha o può avere il museo in questo contesto, lo studioso della Rena a cui ho fatto riferimento risponderebbe che il museo è al servizio del patrimonio culturale del territorio. Proprio perché è radicato nel luogo, il museo può svolgere un ruolo importante, collegandosi in termini di sussidiarietà ad altri aspetti del patrimonio locale. Nel filmato compare ad esempio l'associazione tra la festa, la visita alla rocca, la visita al museo che si intrecciano fra loro e chissà se si guarda alla funzione educativa, ogni oggetto del museo può diventare un elemento di riferimento per riflettere sul contesto ambientale, storico-culturale, locale ed extralocale, identificando le somiglianze e differenze. Ma questo è argomento dei miei colleghi pedagogisti. Vorrei però sottolineare, per concludere, che quello che davvero unisce nel museo il passato al futuro è che i principali fruitori dei musei sono i giovani, i bambini. Per questo anche le riflessioni teoriche della nostra associazione dei musei propone una museografia che parli il loro linguaggio. Pietro Clemente, che è il presidente della nostra associazione, la chiama un'ermeneutica bambina. E per questo non sembra funzionare tanto una dispendiosa tecnologia multimediale, quanto piuttosto la capacità di stabilire una relazione nonnale, proprio così diciamo fra di noi, una relazione nonnale, quella che pone in dialogo i nonni e i nipoti. È una lezione che ho sperimentato proprio qui a Sappio in occasione delle decennali del 2002, quando entrando nel museo ho visto Enrico al telaio con un gruppo di bambini che volevano, piccolissimi, che volevano provare a tessere. È un'immagine che mette in crisi tutte le mie teorie e le elucubrazioni su musei etnografici. Mi piace pensare, infine, che i bambini che vengono oggi a visitare il museo e quelli che verranno domani sono in qualche modo tutti nipoti di Enrico. Ha citato De Varenne molto opportunamente e è importante, 2 anni fa nell'associazione, nella riunione nazionale del Fare a Roma, la prima riunione fatta unitamente a Confindustria, lanciò un messaggio e in Alta Valle si rifletteva sull'ecomuseo e venne proprio chiesto a lui un parere sulla fattibilità in Valle Sabbia di un ecomuseo. E quindi vedo che è molto importante, perché proprio sono il padre di questa idea. Ma la sua relazione è stata affascinante sia per il pathos sia per la rigorosità scientifica. E per quelli di Sappio della Valle un invito a riflettere ulteriormente alla scoperta continua delle radici del futuro che nascono dal presente e la ricchezza che abbiamo. Adesso, con un piccolo cambio di programma, intervengono la dottoressa Didetta e la dottoressa Aimo dell'Università Cattolica di Brescia, il museo tra cultura, educazione e comunità. È un intervento a 4 mani.
anche se viene presentato in 20 minuti da uno di loro. La dottoressa Videtta è dottoranda in storia dell'educazione all'Università Cattolica di Brescia. La dottoressa Animo è dottore di ricerca in pedagogia e collaborano con il professor Caim, come professor Caimi al Centro Studi dell'Educazione alla Legalità, ed è molto importante questo perché è un settore che va di pari passo con la cultura. Questo è il versante dell'educazione, il museo educazione, la didattica alla scuola e il museo e tutto quel circuito virtuoso che noi uomini di scuola conosciamo. Tra di noi c'è anche la dottoressa Michela Valotti, che è responsabile dell'aspetto didattico del sistema museale della Valle Sabbia, nonché del Museo Mazzucchelli. E quindi sono riflessioni ad alta voce che poi potranno avere delle ricadute anche per il proseguo, perché l'importante di ogni incontro è quello di riflettere, ma di raccogliere incitamenti, suggerimenti per procedere per il futuro. Grazie. La visione dello spezzone di un film tratto da Una notte al museo. Siamo un po' handicappati per la visione perché è una sala molto luminosa, molto bella, ma non ha per adesso i requisiti per godere delle proiezioni. Quindi un po' li immaginiamo, un po' le vediamo. Tutti differenti da quello scolastico. Noi pensavamo proprio di articolare questa riflessione in senso molto lato, quindi non semplicemente riferendoci al contesto scolastico, ma in generale a tutti quelli che possono essere i luoghi, le realtà che vanno ad integrare e supportare l'azione della scuola. Quindi aprire un po' il discorso del museo a un pubblico sempre più ampio. Anche il museo allora si inserisce nel complesso di queste realtà, di questi istituti investiti di responsabilità educative e di funzioni educative e può in qualche modo provvedere alla formazione culturale di bambini, di giovani, di adulti, predisponendo attività, percorsi di approfondimento, di ricerca, di studio che partono, come dicevamo, dalle esperienze, dalle testimonianze materiali, immateriali prodotte dall'uomo nel corso della sua storia e facenti parte poi degli ambienti vitali nei quali è vissuto e ha operato. In questo senso mi piace pensare al museo oltre che come luogo di raccolta di oggetti di particolare valore, di senso e di significatività, come diciamo così luogo del raccontarsi della storia dell'uomo, del suo ingegno, della sua spiritualità, dei suoi prodotti, dei suoi progressi, della forma delle cose. Quindi c'è un contatto con qualche cosa di vivo che passa attraverso qualcosa di apparentemente inanimato. Sempre ricollegandomi al tema fondamentale del rapporto tra museo e comunità educante, dico che questo termine comunità educante è un termine su cui ha riflettuto molto un nostro docente dell'Università Cattolica, ormai scomparso, un'istituzione da noi, Aldo Gazzi, che definiva la nostra società come un corpo dinamico, come un sistema, come ordine educante. Espressioni allora quali vediamo comunità educante, società educante, richiamano il senso di questa azione educativa non circoscritta alle tradizionali agenzie formative che sono per eccellenza la famiglia, la scuola, ma variamente articolata nella società e operante attraverso intenzionalità, itinerari, progetti che siano veramente condivisi e co-costruiti con diverse realtà. Vediamo allora che in questo senso il rafforzamento dei legami cooperativi all'interno del mondo educativo non ammette percorsi diciamo così frammentari, occasionali, ma implica proprio di promuovere una progettazione sul piano politico, sul piano educativo che vada chiaramente a proporre degli itinerari consoni,
degli itinerari studiati e in qualche modo mirati, ecco, alla preparazione non semplicemente delle giovani generazioni e via di sviluppo e formazione, ma di tutta la società. Il secondo tema su quale vorrei puntare l'attenzione è quello del rapporto fra museo e cultura. Dicevo che la necessità di un'azione educativa socialmente condivisa si lega chiaramente alla riconfigurazione stessa delle dinamiche culturali che connotano la società contemporanea. Da sempre l'evoluzione del concetto di cultura riflette i cambiamenti profondi che avvengono all'interno di una società, segmentare delle mentalità, delle modalità di trasmissione, di comunicazione dei contenuti culturali stessi, dei linguaggi, degli strumenti, delle idee, delle chiavi di lettura, delle trasformazioni in atto. E questi stessi mutamenti hanno di fatto determinato nel complesso anche così un sostanziale cambiamento di significato del museo. Diciamo che all'interno del museo oggi appaiono modificate soprattutto le modalità della comunicazione culturale. Oltre al contenuto in sé per sé, è molto importante anche capire come costruire il contenitore che permette di raggiungere il pubblico. Lo accennava prima la professoressa Mondardini. In questo senso il pubblico deve necessariamente diventare un interlocutore attivo, creativo all'interno del contesto museale. E qui mi sento molto in linea con quanto stava appunto accennando la professoressa prima, l'ermeneutica del museo. Quindi, diciamo così, da questo punto di vista io amo pensare molto che sia fondamentale il contributo dei padri dell'ermeneutica, intesa come filosofia, ma anche come così, disciplina dell'interpretazione, che ci offrono una particolare prospettiva, un particolare visuale su quella che può essere l'esperienza estetica all'interno del museo. Uno spettacolo, un evento, una melodia, senza il pubblico non esistono, non si compiono. Come osserva Paul Ricoeur, filosofo francese recentemente scomparso, se la lettura è l'atto fondamentale attraverso il quale si compie il destino di un libro, ecco, allo stesso modo direi che anche il più bel quadro senza la giusta illuminazione, senza l'attenzione di uno sguardo, rimangono invisibili, rimangono cosa inanimata. Così il museo rimarrebbe cosa inanimata, cosa morta, senza il suo pubblico. Ecco, importante da questo punto di vista appare l'idea del museo come luogo dell'evocazione. Dal latino evocare, chiamare fuori. La mostra al museo può diventare davvero una modalità, un percorso, un viaggio che ciascuno di noi può compiere nel tempo, nella storia, ma anche e soprattutto dentro ciascuno di noi, dentro i nostri retaggi, dentro i nostri vissuti. L'allestimento può diventare una camicia, un tutt'uno con il corpo che deve vestire l'opera, e l'evocazione può diventare una modalità attraverso la quale appunto avviene l'esperienza educativa, elemento che genera simbiosi e osmosi tra contenitore e contenuto. Quindi mi sorrido quando penso all'idea del museo come il baule della nonna, no? Che una volta aperto può rimanere così aperto, cioè presente nel nostro retropensiero. Invece no, penso che davvero sia possibile entrare nel museo in questa ottica e riscoprire il senso del nostro legame con il passato, con la nostra città, con le nostre radici antropologiche, sociali, materiali, artistiche. È un pezzo importante della nostra storia, forse dobbiamo riscoprirne la consapevolezza e ricoltivarla dentro di noi. Dico che diversi autori contemporanei hanno per esempio riflettuto molto sul museo come luogo dell'interazione e della partecipazione creativa tra oggetto fruttore, tra oggetto e osservatore. Mi viene da pensare appunto che il museo in questo senso rappresenti un milieu, cioè un mezzo ma anche un ambiente all'interno del quale poter far fare ragazzi, bambini, adulti, un'esperienza di apprendimento
metasensoriale, cioè metasensibile e metasensoriale, che va al di là degli oggetti stessi, che coinvolga profondamente a più livelli la nostra capacità di entrare in contatto con la realtà, di rielaborarla, di costruirla, di ricostruirla e anche di interpretarla. E in questo senso posso dire che chi osserva, come appunto ho scritto, apprende nella misura in cui partecipa all'oggetto stesso, imparando a leggerlo in modo significativo, interpretarlo, attivando modalità diverse di fruizione che consentono di passare da un atteggiamento puramente contemplativo, quindi osservo e ammiro, a uno cognitivamente produttivo, costruisco, rielaboro, interpreto, creo. Per chi fosse interessato, invito alla lettura di un volume interessante di Mario Gennari, Lo sguardo iconico, dove appunto l'autore tratta dell'universo delle opere d'arte, delle immagini, come luoghi, dice l'autore, di investitura di senso da parte dell'osservatore, cioè colui che osserva l'opera è in grado di ricostruire il testo dell'immagine, dischiudendone inedite e potenti aperture di significato. L'ultimo aspetto sul quale mi soffermerò è quello del rapporto tra pedagogia, o meglio, educazione, museo, finalità educative, giusto per fare un po' sintesi di quello che ci siamo detti con un linguaggio un pochino più legato alla nostra competenza pedagogica. Dicevo appunto che il concetto di didattica museale oggi si è ampliato moltissimo e cambiato, e se fino agli anni 60 in Italia era concepito soprattutto come sinonimo di didattica per le scuole, oggi, come del resto in molti altri paesi, ha assunto le caratteristiche di una vera e propria disciplina che comporta, ecco, una professionalità specifica con competenze differenziate rispetto a quelle previste per curatori e per insegnanti. Il valore stesso riconosciuto alla formazione permanente, come ho detto, quella che noi amiamo chiamare long life learning, quindi la convinzione che il percorso formativo non termini con il percorso di studi compiuto nelle istituzioni scolastiche, nell'università, e quindi questo ci permette di concepire tutte queste realtà educative, tra le quali anche il museo, come luoghi destinati a tutti, ecco, a tutti e non semplicemente alle scuole, alle scolaresche. Fare del museo un luogo di educazione per tutti. Qui ho elencato alcune delle possibili finalità pedagogiche del museo. Vediamo subito messo che cosa è possibile fare all'interno del museo, cosa il museo può sviluppare. Sicuramente sensibilizzare al patrimonio artistico condiviso, stimolare la ricerca artistica ed estetica a partire dalle opere esposte, quindi la ricerca del senso artistico, ma anche di quello ontologico, direi, con un termine un po' filosofico, un po' difficile, cioè entrare nel museo con questa prospettiva forse ci consente anche di imparare a interrogarci sulla realtà e imparare a vedere il mondo con occhi diversi. Il mondo ci appare diverso, ma anche i nostri occhi cambiano nello sguardo del mondo che traspare attraverso il museo, nel museo. Offrire percorsi di studio e approfondimento in un'ottica interdisciplinare, sviluppare nuove consapevolezze circa l'impegno civico dei cittadini nella tutela dei beni culturali e quindi intensificare anche i rapporti tra beni culturali e territorio, stabilire un legame interattivo tra oggetto esposto e visitatore, stimolare la capacità di vedere dentro le cose, oltre le cose, di esplicitare significati, costruirli, ricrearli, riconoscere i valori. Due parole ancora e poi chiudo. Il museo è anche altro oggi, per cui vediamo che soprattutto i musei contemporanei hanno modificato anche le modalità così di interazione. Dicevo che il museo non è appunto un luogo solo dove si espone, si allestisce, eccetera, ma un luogo dove si può passare il tempo, dove si può conversare, studiare, socializzare, quindi messo luogo della socializzazione, ma anche un luogo dove si può in qualche modo manipolare
interagire in senso attivo, cioè pensiamo alle cosiddette aree hands-on, cioè le mani su, le mani sopra le cose. Molti musei cercano di valorizzare molto questo aspetto e assurgono proprio a vere e proprie imprese in grado di stimolare e sviluppare attività collaterali di carattere culturale con altre istituzioni. Pensiamo a conferenze, pensiamo a seminari, pensiamo a film, progetti, manifestazioni. Ecco, e infine un ultimo aspetto fondamentale e penso da valorizzare all'interno del museo sotto un profilo educativo è quello di carattere emotivo, cioè il coinvolgimento della sfera emotiva. Il tema della memoria, molto spesso ricorrente nell'approccio formativo ai beni culturali, richiama l'idea dell'esperienza educativa all'interno della quale l'aspetto cognitivo si intreccia fortemente con quello evocativo, dicevamo, immaginativo e quindi emotivo, alimentando tutta una serie di attitudini che sono fondamentali per rafforzare, per stimolare, per incentivare il processo di apprendimento. Per esempio, stimolare la curiosità personale, la motivazione alla ricerca, il desiderio di scoprire, il desiderio di interrogare, di interrogarsi, di indagare e di creare connessioni tra le esperienze vissute e quelle evocate, quindi di provare stupore, di emozionarsi, e in questo senso di, così, di affezionarci, di legarci a una realtà che apparentemente può sembrare così distaccata e lontana. Chiudo il mio intervento con una frase che in qualche modo ripropone, spero possa riproporsi un po' come auspicio nel concepire questo rapporto tra cultura, museo, educazione in maniera più stretta. C'è stato un piccolo proposito. Bene, ve lo leggo. Una visita al museo, nello sguardo di ciascuno di noi, ma lo leggo, non è un problema. È un viaggio, dicevo prima, è un viaggio nel luogo e nel tempo della storia, fra le tante idee del bello, ma aggiungo non solo, che l'uomo e la cultura hanno espresso nel corso dei secoli e quelle che riescono ad esprimere oggi. Speriamo che ognuno di voi possa effettuare questo viaggio con la stessa intensità e lo stesso desiderio. Grazie.
di insegnare, e quindi dei mutamenti che sono avvenuti nel modo di insegnare e di apprendere nel corso del tempo. Quindi il museo come luogo di recupero, conservazione, tutela, ma anche luogo di ricerca scientifica e di divulgazione culturale. E ci rendiamo conto che questa divulgazione ha una stretta attinenza con il modo con cui si apprende, si conosce. Siccome mi occupo di storia dell'educazione, compierò questa lettura alla luce proprio dell'evoluzione nella storia dell'educazione delle pratiche didattiche, e mostrerò come la storia dell'educazione presenta diversi modi di comunicare, di insegnare, a cui si accompagna diversi modi di intendere il museo. Il primo punto attiene alla scuola intesa come una realtà dura in cui si imparava attraverso i testi e la memoria, perché la scuola, l'idea che la scuola dovesse suscitare l'interesse degli allievi in realtà è un'invenzione recente, i maestri non erano preoccupati di essere interessanti, di essere ascoltati. Per molti secoli la scuola, che tra l'altro era già intesa come un luogo privilegiato rispetto alla fatica del lavoro manuale, era comunque un luogo in cui si trasmettevano dei contenuti molto al di sopra della portata dei bambini, e in cui per esempio si insegnava a leggere e a scrivere partendo dal latino, e in cui si esaltavano i mezzi mnemonici. Sto parlando delle scuole non che avete conosciuto voi, ma evidentemente dei secoli dell'età moderna. E quindi l'apprendimento aveva a che fare con un carattere di conquista, di forzatura, di fatica, di memoria. Per esempio si imparava a leggere e a scrivere partendo dal Padre Nostro scritto in latino, o dal Salterio, dal Libro dei Salmi, e i bambini avevano l'intelligenza che hanno i bambini anche oggi se sono un po' più svegli, ma comunque la costruzione intellettuale della mente del bambino era analoga. Quindi il maestro non si preoccupava di far piacere la scuola. E in realtà qualcuno, già a partire dal 500-600, tenta interrogarsi sul modo per insegnare tutto a tutti, e questo qualcuno è un certo Comenio, che aveva sostenuto che tutto ciò che colpisce la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, il tatto, è per me come un sigillo col quale si imprime nel cervello l'immagine dell'oggetto, in modo che una volta rimosso l'oggetto dagli occhi, dagli orecchi, dalle narici, dalla mano, resti la sua immagine. E quindi questo filosofo, pedagogista, didatta usava il termine autopsia, e diceva che bisogna apprendere proprio come fa il medico quando fa l'autopsia, no? Che guarda con grande attenzione l'oggetto. In realtà questa pratica, che era innovativa per esempio nell'ambito delle scienze, era sperimentata da Galileo, che cominciava a studiare usando un oggetto, il cannocchiale, e non aveva un grande seguito. E rappresentava un grande cambiamento, perché si voleva scoprire la natura partendo non dalle teorie ma dall'osservazione, dalla natura stessa. E la volontà di consentire di trovare materiale presente in natura senza peregrinazioni e di studiare i reperti nella loro forma fa nascere appunto dei musei intesi come compendi, cioè il compendio è risparmiare, cioè dei luoghi in cui si poteva risparmiare tempo e denaro e economizzare fatica e imparare la svelta. E quindi i primi musei sono appunto questi raccolti. In realtà appunto le immagini e l'uso degli artifici per insegnare sono visti con un certo sospetto. Platone parlava delle immagini come apparenza, come rappresentazioni sospette delle idee. Le religioni per molto tempo si sono interrogati sul valore dell'immagine, se fosse veicolo di verità o piuttosto di idolatria, di venerazione. Il diavolo si nasconde nelle figure, no? E la scuola quindi procedeva trascurando le immagini, trascurando gli oggetti, trascurando le cose. Bisogna considerare che la stampa non consentiva la rappresentazione per esempio delle figure,
già i sussidiari dei miei nonni avevano meno figure e tornando indietro sempre prima. E quindi l'esperienza iconica era un'esperienza molto limitata, che però dava all'immagine un significato più pregnante. Per esempio, gli affreschi delle chiese, era l'unica forma di illustrazione popolare per il grande pubblico, erano impiegati per la catechesi e l'evangelizzazione. Nel corso del Settecento, un grande pedagogista, forse il padre della pedagogia in senso moderno, Rousseau, diffida sia del metodo dei gesuiti, che è quello che vi ho detto, della memoria, della pedanteria, dell'apprendimento sui libri, sia anche dei tentativi di accaparrare l'attenzione dell'educando tramite artifici come i testi scritti, le favole e i disegni. La preferenza dell'autore dell'Emilio andava all'educazione attraverso l'esperienza, che si poteva avere solo per esempio nella natura, a contatto con l'ambiente. L'adulto doveva scomparire e il protagonista era il bambino, pronto ad assumere i rischi derivanti dall'incontro con gli oggetti. Se una cosa scotta, il bambino la tocca, si fa male, ma impara. Si opponeva quindi a qualsiasi stratagemma, e anche gli illuministi avevano capito che il contatto diretto e immediato ampliava gli orizzonti di conoscenza e quindi disprezzavano le immagini. Nel corso dell'Ottocento, appunto, questi elementi di razionalità, di approccio dal vero, eccetera, cambiano il modo di insegnare e di apprendere. E quindi, contemporaneamente, c'è anche un modo diverso di produrre, per esempio, libri di testo, la scuola diventa popolare e il compito della scuola è proprio quello di snebbiare, di schiarire le menti, di superare i pregiudizi della tradizione, di superare i dogmi e di rendere l'uomo, come si diceva loro, più buono e più giusto attraverso il pane della scienza. Siamo nell'Ottocento, nel periodo in cui le immagini e gli oggetti diventano un supporto essenziale dell'educazione. In questo secolo si fa un largo impiego delle immagini, sia nella forma fissa del disegno, i poster, gli affiche, l'illustrazione, sia nei libri, nei giornali, nella cartellonistica scolastica e pubblicitaria, ma anche sull'uso in movimento, la lanterna magica, le diapositive, il cinematografo. L'attivismo pedagogico, cioè la volontà di mettere il bambino e non i contenuti al centro dell'insegnamento, fece il resto. Da un lato, accogliendo in pieno l'idea che si dovesse conoscere tramite i sensi, più che attraverso la memoria, e dall'altro mettendo in guardia dalla fiducia eccessiva nelle rappresentazioni. E quindi, in questo tempere culturale, nasce l'idea di fare lezioni attraverso le cose. L'insegnamento cosiddetto oggettivo, il portare i bambini o all'aperto, nella natura, a contatto con la realtà, oppure attraverso le rappresentazioni concrete. Notare che questa operazione di mettere i bambini a contatto con le cose parte fin da piccoli, fin dalla scuola materna. Il pedagogista che più dà un contributo in questa direzione è un certo Aristide Gabelli, il quale racconta come emblema del nuovo modo di intendere la scuola e il sistema della conoscenza, racconta un fatto simpatico, un congresso di studiosi in cui viene posta questa domanda: pesa di più un pesce vivo o un pesce morto? Adesso non la faccio a voi, so che c'è un professore di fisica, ma la domanda se pesa di più un pesce vivo o un pesce morto era risolta dal pubblico per i filosofi attraverso uno studio, pensando che nel pesce vivo c'era l'anima e quindi l'anima tende verso l'alto, quindi probabilmente un pochettino più leggera la trota, no? Quando è viva. E invece per altri dice, cioè, no, ma c'è il corpo quando è vivo, quindi il corpo è materia, cioè filosoficamente. Poi nella sala c'è un rozzo, un pastore della Sardegna o un valligiano delle parti mie della Bergamasca, e dice, beh, prendiamo il pesce vivo, lo pesiamo, lo ammazziamo, lo pesiamo la seconda volta e vediamo se pesa di più in un modo o nell'altro. Ecco, Gabelli dice, dovremmo imparare a fare come quel rozzo, cioè non partire dalle idee, ma partire dall'oggetto, dalle cose. A Brescia, questo metodo didattico di conoscere le cose per esperienza viene introdotto proprio nell'Ottocento e si avviano
delle pratiche molto interessanti, per esempio il lavoro manuale educativo. A scuola si fa il traforo, si fanno i lavori domestici, quindi si impara a cucire, a vendare, eccetera. Si impegna la manualità, oltre che l'intelligenza astratta. E nascono nelle scuole dei musei didattici e raccolte di reperti. Io metterò poi negli atti, se saranno pubblicati, gli elenchi di questi musei didattici utilizzati nelle scuole bresciane, che partivano, non so, dalla rappresentazione della casa, dalla rappresentazione dell'ambiente, della camera, dai minerali che erano noti o ignoti ai bambini, dagli attrezzi rurali, dagli animali, gli insetti, gli attrezzi dei mestieri, eccetera. Nell'insegnamento entrano a far parte di nuovi strumenti, e quindi come raccolte, e vengono mostrati, esibiti oggetti meravigliosi. Fin dalla scuola materna, appunto, come insegnava il fondatore della scuola materna, Ferrante Porti, bisogna usare cartelloni o tavole mnemoniche o sinottiche, le quali, cito testualmente, presentare devono un compendio ben connesso e ragionato delle voci e delle idee che appartengono al medesimo oggetto ed offrono, come in uno specchio, il quadro delle parti poste in relazione col tutto. Per esempio il tabellone del corpo umano, il tabellone dei vestiti, il tabellone degli oggetti della tavola, eccetera, eccetera. La scuola dovrà essere fornita per quanto possibile di una raccolta degli oggetti naturali indicati nelle tavole o nelle figure. Senza l'ostensione dell'oggetto, significato per la parola stessa non avrà più, non varrà più di un suono. E quindi il bambino non la capirà. Quindi l'ostensione dell'oggetto, l'ostensore è lo strumento che si usa nella chiesa, strumento, insomma, quella regola della chiesa, per mostrare la particola, quindi è l'oggetto che viene esibito. E quindi la lezione consisterà nel mostrare l'oggetto ai bambini e nel dire il nome e ripetere con i vari oggetti. Quindi questa pedagogia coniugava l'oggetto allo sguardo, e il museo, che in questi anni si costruisce, è inteso proprio come una camera delle meraviglie, un tempio dove vige una ferrea regola: guardare ma non toccare. Il museo, pensate al sadismo della bambola messa sotto una campana di vetro, muori dalla voglia di toccarla. E l'Ottocento è tutto così, le vetrine con i dolcetti, i bambini che li guardano ma non possono toccare, no? La pedagogia del guardare ma non toccare. Siete ancora svegli, posso dire. E a partire dalla fine dell'Ottocento che si sperimentano nuove strade per apprendere. E in questo secolo ci si interroga sempre più scientificamente sui meccanismi che spingono ad apprendere e conoscere, sul ruolo dei sensi, sulla percezione studiata addirittura nella sua dinamica proprio scientifica. E ancora una volta è Brescia protagonista attraverso l'invenzione del metodo cosiddetto Pasquale e Agazzi, delle sorelle Agazzi, per le scuole materne. Un metodo che assegnava molta importanza non solo all'oggetto ma anche all'ambiente, tant'è che la scuola materna si svolge nel giardino d'infanzia, cioè in un luogo deputato all'incontro del bambino con le cose. Le cose entrano nella vita scolastica, seppure in forma ridotta a misura del bambino, per esempio negli esercizi di pulizia, simile a quelle che le madri e che le bambine vediamo fare le loro mamme, i piccoli battitappeti, un oggetto che non esiste più in casa, ma è preziosissimo a quel tempo, quindi il battitappeto, la spazzola per spazzolare i vestiti, oppure il giardinaggio per i maschietti che devono curare gli orti come gli arabi curavano la campagna. A scuola poi si costruiscono, e questa è la grande invenzione delle sorelle ragazzi, i musei delle cianfrusaiche, cioè dei piccoli oggetti raccolti dai bambini, il sasso, il seme, la piuma, la stoffa, che diventano un pretesto per una didattica semplice, ma fresca e oggettiva, rurale e appunto materna, vicino alla casa. Una didattica per questa ragione preferita a quella più sofisticata, per esempio, dalla dottoressa Montessori. Potremmo dire che questo tipo di pedagogia e di metodologia ha dei risvolti ancora successivi nei metodi della cooperazione educativa,
E contemporaneamente questa idea delle cose che vengono toccate, sperimentate, raccolte, si ha in musei l'idea invece dell'esposizione come un laboratorio dove vive la regola di guardare e toccare. Look, but touch, guarda ma tocca. E il maestro assoluto in questo tipo di approccio è il grande creativo Bruno Munari, che è scomparso abbastanza recentemente, che ha veramente segnato a livello mondiale una tradizione interessante. Ci avviamo all'ultima evoluzione di questa dinamica, che è una scuola che non è più, è un apprendimento che non è più pesante, che non è più duro, ma che invece è leggero, così leggero da diventare addirittura virtuale. Con la rivoluzione digitale, la didattica e l'approccio al fare, agli oggetti, alla loro conservazione è profondamente mutato. Un enorme mutamento ha investito le verità che accompagnavano, per esempio, il testo scritto. Attorno agli anni 90 ci si interrogava, ancora prima dell'avvento di internet, su che cosa volesse dire imparare dei testi non più lineari, gli ipertesti, cliccavi un link e saltavi di qua e di là. Questa narrazione non più progressiva appariva come una frontiera affascinante, ma anche terribile, e si dava ormai come prossimo un futuro senza libri, il tema su cui ho parlato in questi giorni Umberto Eco al Salone del Libro. Umberto Eco diceva: a me piace l'ebook, il libro digitale, no? Un unico foglio con una memoria di 600 romanzi, però mi piace molto leccare per girare la pagina, il senso tattile della lettura, che è uno schermo che riesce a dare. In realtà, alla luce del cambiamento che grazie a internet propone ogni 6 mesi un nuovo strumento conoscitivo e di relazione, tutta la discussione sulla non linearità del libro di testo ci pare ora addirittura archeologica. Se guardiamo il web, ed in particolare il fenomeno del cosiddetto web 2.0, cioè del social network, della conoscenza diffusa, eccetera, ci rendiamo conto come abbiamo a che fare con uno strumento che crea nuovi legami tra la gente e un nuovo modo di porsi di fronte alla conoscenza. Così, per dirla con un antropologo digitale, noi dobbiamo tentare di pensare alcune cose. Cose che devono essere ripensate sono quelle essenziali per chi produce cultura, il tema del diritto d'autore, il copyright, si può copiare o non copiare, si possono diffondere i dati, l'informazione, il tema dell'identità, il tema dell'etica, dell'estetica, della retorica, della privacy. Cambia in internet il sistema del commercio, cambia persino il concetto di amore, di famiglia e in ultima analisi cambiamo noi stessi. Assistiamo cioè a un cambiamento dei media a cui si accompagna anche un nostro cambiamento, persino un superamento di una dimensione oggettiva come il nostro essere nello spazio. Un sociologo ha descritto questo fenomeno in un libro e l'ha definito in questo modo: oltre il senso del luogo, per dire che grazie alla connettività, ai cellulari, a internet, la distanza è una variabile del tutto diversa rispetto al passato nel nostro comportamento sociale. Per ciò che attiene il nostro argomento, ci troviamo allora adesso di fronte a una didattica che non deve più fare i conti con l'oggetto e neppure con la sua rappresentazione analogica in forma di immagine, ma con dimensioni virtuali fantastiche. C'è un'esplosione delle possibilità conoscitive e un senso di vertigine. È la sorpresa di chi sperimenta la possibilità, andando in internet per esempio, di zoomare su dettagli di un'opera del Caravaggio che altrimenti non avresti mai visto o mai raggiunto. Ci si diverte a fare zapping tra le sale di una pinacoteca virtuale con il godimento di un bambino che può saltabeccare da una parte all'altra di fronte alle vetrine noiose di un museo dell'Ottocento. Tuttavia, quanto più è precisa la ricostruzione, tanto più appare falsa e soddisfacente. Gli oggetti visti virtualmente sono freddi e artificiali, tant'è vero che nei mondi digitali si passa, e talvolta pericolosamente, al mondo reale. Io ho una figlia di 8 anni, posso raccontare.
racconta un episodio personale che sarà l'unica cosa che resta nella mente, ma l'episodio è questo: mio figlio ha 8 anni, disse papà c'è questo bellissimo sito in cui si può entrare, tu prendi, scegli la faccina, scegli il nome e diventi una persona e scegli dove andare, quindi fa vedere che questo personaggio, poi incontro un'altra persona e questo gli fa una domanda, cioè esce un fumetto, dico ma chi te lo sta chiedendo? E c'è, dall'altra parte c'è un altro bambino, quindi sostanzialmente è una chat in un mondo virtuale, e dico beh, ma sei sicuro, sai chi è l'altro bambino dall'altra parte che ti sta facendo la domanda, sei sicuro che è un bambino, non è un signore con la barba lunga, con le unghie sporche, un orco cattivo, eccetera, eccetera, ma tutto in tono molto scherzoso. E la cosa si è chiusa lì. Il giorno dopo mi disse, sai papà che il mio compagno che è andato avanti in quel gioco ha scoperto che per andare in alcuni bar virtuali e comprare la maglietta virtuale devi però dare 5 euro e con la carta di credito. Quindi cioè, la virtualità si ferma nel momento in cui poi bisogna interagire veramente, lo bisogna pagare. E così succede per gli incontri, no? La chat è il luogo della finzione, poi a un certo punto uno ha voglia di vedere chi c'è dietro all'appuntamento, quindi alla stazione di Brescia, e poi da lontano dice ma se quello là lo lascio, non approfondisco. Ecco, la tentazione dei musei e della didattica scolastica può essere quella di seguire questo indirizzo, cioè della virtualità, che a mio giudizio ha molti aspetti negativi legati al senso del cosiddetto network individualism, cioè l'individualismo della rete, che inevitabilmente produce. In particolare, ciò che viene più turbato da questo affidarsi alla virtualità è il porre l'oggetto al di fuori del contesto, sia per chi fruisce dell'oggetto, perché lo vede sullo schermo del computer e non lo sa collocare, sia di chi offre l'oggetto, la cosa, dato che non sa chi è il suo interlocutore. Anche per la fruizione del bene culturale si rischiano gli effetti della comunicazione asincrona, quella di YouTube, in cui tutti sono produttori di loro stessi, ma in cui si rischia continuamente la contraffazione, la falsificazione, la parodia. C'è poi una questione essenziale che suggerisce la necessità di tornare alla realtà, ed è proprio il fatto che pedagogicamente c'è bisogno di una presa di contatto con le cose così come sono. Ieri c'è un articolo in prima pagina sul Corriere in cui diceva che non si può più vivere senza cellulare. No, c'è una ragazza che è stato negato il cellulare e si è impiccata a quanto pare perché era una provazione troppo forte. Ma diceva appunto la Rossi Fettrigotti, c'è un livello della comunicazione che è quello dello sguardo, del contatto, del profumo, dell'abbraccio, del calore, che i media non sanno ancora dare. Ci sono emozioni, l'innamoramento, la separazione, la nostalgia, il lutto, che non hanno una traduzione virtuale. E quindi è bene che un insegnante, un genitore e persino una comunità o un museo, se vuole essere educante, conosca gli oggetti del passato e sappia veicolarli anche attraverso nuove forme di comunicazione. Resta però ineludibile e enormemente pedagogico far assaggiare il peso, anche in senso reale, degli oggetti, non solo dell'accumulo, della sedimentazione delle nostre conoscenze. Spetta agli educatori la responsabilità di far provare e di consegnare in mano, di sperimentare ciò che l'uomo ha prodotto, costruito, inventato. Agli educatori, ai musei in questo caso, è il compito di insegnare che sono esistiti dei lavori maiuscoli contro i lavori minuscoli e provvisori di oggi, dei lavori faticosi, che sono esistiti tempi in cui le scelte erano definitive, in cui non c'era la possibilità di fare il rewind, di tornare indietro. Che cosa ce ne facciamo di un paese che è in testa alle classifiche europee nell'uso dei cellulari, ma che fa morire le lingue, i mestieri, i canti, le storie? A che serve una comunità connessa e crabalata che ha l'arte e rischia di non saperla mettere da parte? Piacevole e profondo di pedagogia.
fatto ricordare il ruolo che ha avuto Brescia, innovativo, e il ruolo che tuttora ha attraverso le sue case editrici che danno alla città un posto non solo a livello nazionale e non solo nell'editoria ma nell'editoria di pedagogia. Gli ultimi interrogativi con i quali ha chiuso la relazione ci portano all'attualità e ci fanno riflettere, e sono quegli interrogativi che passano da insegnante a insegnante quando gli insegnanti pensano, e che diventano una sfida continua in quell'equilibrio tra l'uso del mezzo moderno e l'intensità della persona che non è quantificata in un mezzo. È una relazione stimolante, una relazione intelligente, è una relazione che vale la pena di essere qui anche se è sabato pomeriggio ad ascoltare. Chiude gli interventi che credo, e riflettevo prima, bisognerà proprio fare lo sforzo di fare gli atti, perché i vari interventi hanno approfondito aspetti diversi, e parlando di un teca di vetro con sotto gli oggetti che non si toccano e si guardano, se noi immaginiamo una teca ottocentesca con un ventaglio orientale e a ogni ala di ventaglio mettessimo una frase detta questa sera, un concetto di questo racconto del museo, noi avremmo un programma. Ed allora lo sforzo di produrre gli atti, perché quelli diventano un momento di riflessione per un cammino futuro. Bisogna proprio prendere l'impegno a che queste vostre relazioni così ricche, diverse, ma che si compenetrano in aspetti diversi ma profondi tutti, siano divulgate attraverso in un pubblico più vasto di addetti ai lavori, ma anche di persone che vogliono approfondire e pensare, perché poi non sono i titoli che fanno la cultura quotidiana, ma sono l'intensità del pensiero, la passione e tutte altre cose che dobbiamo scoprire in quel perimetro che si chiama l'uomo. E passando adesso all'intervento della professoressa Anna Casella Paltrinieri, Università Cattolica di Brescia. Territorio e identità, il ruolo del museo etnografico. Un'altra cosa importante, un'altra questione fondamentale. La professoressa Anna Casella, antropologa, studia principalmente il Brasile rurale, migrazioni, questioni etniche, questioni di genere, cooperazione internazionale, ma ha all'attivo anche ricerche in America Centrale e Africa e Mozambico. Attualmente insegna antropologia culturale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica della sede di Brescia e antropologia della salute, della cura e della formazione alla Fondazione Poliambulanza. Tiene anche corsi all'Accademia di San Paolo. Il mio intervento sarà molto breve. Nonostante il fatto che io abbia, come vi ha ricordato il professor Bonomi, collaborato per la realizzazione dell'Atlante etimologico mantovano, io sono mantovana e bresciano, non mi considero un'esperta di musei etnografici, non come le persone che mi hanno preceduto. Però sono una grande frequentatrice di musei etnografici, li amo molto. E devo dire che avendo, direi, prevalentemente, e facendo prevalentemente ricerche in Brasile, come vi è stato ricordato, soffro molto quando arrivo in quelle realtà della mancanza di un luogo nel quale andare a cogliere in maniera sintetica i caratteri e i tratti di quell'ambiente. Io vado molto spesso nel Brasile del Nord, tra il Ceará e il Maranhão, sono città bellissime. La città di San Luis del Maranhão è un gioiello diciamo dell'architettura coloniale portoghese ed è forse patrimonio dell'UNESCO e così via. Non ha un museo etnografico, ne ha alcuni relativi
al candomblé, alle varie, diciamo, agli aspetti religiosi e così via, ma una cosa che faccia sintesi del territorio non c'è. Ecco, questo già è un primo elemento che a mio parere ci permette di dire quanto è prezioso e quanto è ricco poter disporre di un ambiente, per quanto, se vogliamo, costruito con la fatica che si è detto e magari così stipato in un ambiente piccolo, quanto ricca sia la possibilità di poter disporre di un luogo nel quale la persona che arriva, il visitatore anche magari un po' disattento, non può essere così disattento da non rendersi conto immediatamente, da non cogliere da subito lo spirito di quel luogo, di quell'ambiente, di quel territorio. Ecco, detto questo, io voglio rispondere, la mia relazione la sintetizzo molto brevemente, a quella domanda che ha posto il professor Bonomi all'inizio, quando ha detto: ma l'identità, la memoria, cos'è la memoria, cos'è il progetto, che cosa sono queste parole con le quali appunto abbiamo aperto il nostro convegno? Bene, io vorrei dire questo. Il mio titolo è Territorio e Identità. Voglio guardare, proprio per il fatto che vi ho detto non sono un'esperta, non mi considero tale dei musei etnografici, voglio guardare il museo da fuori, da lontano, uno sguardo da lontano, così citando un antropologo, Lévi-Strauss, che tutti conosciamo. E certamente i musei etnografici, quelli diffusi e disseminati sul territorio bresciano, e ho imparato ad apprezzarli frequentando il territorio, dapprima come docente di filosofia in alcuni licei qua della zona e adesso come appunto lavorando all'università. Mi pare che i musei etnologici, i musei del territorio, evidentemente veicolino e sintetizzino visivamente le tematiche della memoria e dell'identità. E non c'è dubbio che il tema dell'identità sia oggi un tema pressante. Diciamo che quello dell'identità è un paradigma oggi evidente, presente nel discorso sociale e nelle pratiche che vengono proposte a questo riguardo. Però il tema dell'identità è un tema ambiguo, a maggior ragione quando si applica ad un territorio. Chiedeva prima il professor Bonomi cos'è la brescianità. Non lo so, non ve lo dico io che giusto appunto non sono nemmeno bresciana. Potremmo partire con una considerazione, quella di Cesare Pavese, quando diceva: però un paese ci vuole. E lui scriveva così: un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Però cosa vuol dire ritrovare un paese, ritrovare l'identità di un territorio, magari per il tramite di una raccolta di oggetti? Io penso che ci sia una visione, e non è quella che a me piace, che pensa alla identità come alla ricerca di un momento, quel momento nel quale la comunità si presenta o si è presentata nella sua essenza più precisa, come dovrebbe essere. Un momento quasi sempre collocato nel passato, è una visione identitaria quasi metafisica. E dopo una visione in nome della quale poi si avviano le ricerche sulle radici, le tradizioni, i mestieri, i piatti tipici, eccetera. Ecco, perché dico che questa idea di identità a me non piace? Perché somiglia molto ad una operazione nostalgia. Somiglia un po' troppo ad una specie di amarcord che inevitabilmente si traduce nel giudizio negativo sul presente, concepito come inquinato, non autentico e così via. Un'operazione nostalgia sulla quale molto spesso poi si costruiscono delle operazioni di marketing turistico che sono all'insegna molto spesso anche qui dell'equivoco. Vorrei quasi dire che per certi versi anche il turismo forse oggi si presenta con questo tratto assolutamente ambiguo. Si va in un luogo per non capire e non conoscere il luogo, ma per vedere ciò che, o per, diciamo così, subire, consumare ciò che altri ci hanno o ci propinano come tipico, caratteristico di quell'ambiente, e così non è. Invece c'è un'altra idea di identità che mi sembrerebbe interessante e che mi pare che possa essere veicolata dai musei locali. L'idea di un'identità come progetto.
Cito un filosofo, Gadamer, il quale diceva: i problemi legati alla integrazione e al crescente intreccio pluralistico dell'umanità futura porranno alle scienze umane sempre nuovi compiti relativi alla ricerca storica, storico-linguistica, storico-letteraria, alla storia del diritto, dell'economia e delle religioni, e destinati ad avere ripercussioni immediate sulla realtà. Quindi, le scienze umane, alle quali oggi si chiede di recuperare e valorizzare queste radici storiche, a partire da una concezione che è una concezione assolutamente antropologica, l'idea che lo specifico umano stia nella memoria, ma una memoria che non è individuale, piuttosto una memoria collettiva, è una memoria condivisa, scrive qualcuno, di più ancora una memoria di memoria. È bellissimo questo riferimento, una memoria di oggetti, ma è una memoria dei racconti e delle descrizioni sugli oggetti. Il signor Morelli che prima descriveva e faceva memoria di oggetti che sono già una memoria. Memoria attorno alla quale si organizzano comunità di destino. Questa è una citazione, non è mia, è di un filosofo. Allora ecco il concetto, il tema centrale che mi sembra importante: il recupero della memoria culturale, della memoria del tempo andato, è anche un processo di purificazione della memoria, perché comporta la necessità di riconoscere ciò che del passato non si può più replicare, è stato consegnato oramai alle pagine della storia, ciò che del passato magari si deve anche così riscattare, ciò che del passato si deve abbandonare perché semplicemente magari è stato sbagliato anche allora. Io non so se fosse Habermas che ci diceva: non tutte le tradizioni sono giuste. Non voglio dire questo per tema polemico, ma proprio per sottolineare come questi musei che noi costruiamo e che leggiamo e quali così impariamo anche tante cose, sostanzialmente abbiano fatto questa operazione di purificazione della memoria. Ecco, io direi che in questa idea della ricerca di una identità che è una lettura del passato, ma una purificazione della memoria e alla ricerca di quel qualcosa che poi ci aiuta a vivere insieme oggi, è fondamentale il ruolo di chi lavora per la raccolta di questi oggetti del passato e di chi questi oggetti del passato li fa vivere, li fa parlare. Credo che sia un ruolo assolutamente culturale, un ruolo di rinnovamento del progetto sociale. C'è uno studioso di storia dell'arte, John Clare, che scrive questo, parlando degli artisti e del ruolo che hanno gli artisti nel mondo contemporaneo. Scrive questo: agli artisti è richiesto un rinnovamento oggi, un rinnovamento inteso come un riattingere alla memoria, un ricorso al passato culturale, l'esplorazione di una dimensione che è quella del passato, destinata a ridare alla creazione la sua interiorità perduta. Io ho quasi finito il mio discorso, ve l'ho detto che sarei stata breve. Credo che qui stia il segreto. In questo rapporto con le cose, con gli strumenti, con i giocattoli del passato, si ritrova non tanto una fantomatica identità pura, pulita, astratta, metafisica, legata irrimediabilmente al passato, quanto piuttosto una cosa di cui noi abbiamo assolutamente bisogno oggi. Per esempio, il senso della familiarità con le cose. È una familiarità che ai nostri antenati, mi par di capire, era data come dono e che per noi è un progetto. È un progetto di ricerca, ma è anche un progetto di vita. Si ritrova quel sapere esperto che ci ha consegnato degli oggetti che sono umani, pieni di umanità. Si ritrova, come diceva quel grande poeta Piera Rilke, si ritrova l'umano esteso agli oggetti. Allora qui possiamo fare il paragone di contro ad un'epoca nella quale, come dicevo, gli oggetti, la cura degli oggetti, gli oggetti sono l'estensione dell'umano, sono umano.
abbiamo un'epoca, la nostra, nella quale gli oggetti sono diventati tutti anonimi e dunque noi di conseguenza siamo diventati anonimi. E possiamo fare allora il paragone di contro ad un'epoca nella quale gli oggetti, quelli che ci ha presentato il museo, che abbiamo visto nel filmato, erano veicolo di socialità, di comunicazione tra generazioni, il giocattolo e così via. Oggi abbiamo da recuperare questa dimensione perché viviamo in un'epoca nella quale l'oggetto privatizzato è diventato un oggetto amorale. Possiamo fare un altro paragone di contro ad un'epoca nella quale la vita era cura delle cose. Noi abbiamo davanti questo obbligo, questo compito di ritrovare, recuperare per il tramite delle cose quella interiorità che ci manca. Ecco, io credo che questo sia il progetto, diciamo così, veicolato dai musei. Questa sia l'identità di cui abbiamo bisogno. Vorrei sottolineare un ultimo aspetto. Io non credo che sia vero che gli oggetti ci parlino. Sono, come ho detto, una grande frequentatrice dei musei etnografici. Di regola, finché mi è stato possibile, ho sempre portato con me mia madre, adesso un po' troppo vecchiotta, non accetta più tanto. Mia madre, 86enne veneta di origine, contadina, la quale mi ha sempre descritto quello che si vedeva nei musei e mi ha sempre spiegato e fatto parlare le cose. Noi a Brescia abbiamo un progetto con gli studenti di antropologia culturale, il progetto è sulle radici dell'Europa e quindi visitiamo regioni di Europa andando alla ricerca anche dei musei etnografici. Mi rendo conto della difficoltà che io stessa ho di descrivere degli oggetti che pure dovrebbero in una qualche maniera essermi conosciuti a delle generazioni che nemmeno più, non solo non sanno l'uso che di questi oggetti si faceva, ma non hanno forse nemmeno più l'alfabeto, diciamo così, antropologico e storico, di capire quali di questi oggetti le potessero ricordare la sua infanzia nel sertão brasiliano. Lei veniva da una fazenda, sostanzialmente, da un mondo contadino completamente diverso da qui, eppure su alcuni oggetti lei sapeva dove muoverci. E poi c'è stato tutto questo lavoro di traduzione culturale, storica, che c'è stato fatto appunto in quell'occasione dal signor Moreno. Ecco, allora io dico, gli oggetti parlano se c'è qualcuno che ce li fa parlare, se c'è qualcuno che ha dedicato parte della sua vita, molta parte della sua vita, a questo sogno di continuare a far parlare le cose. Allora io credo, e questa è proprio la mia conclusione, che la ricchezza di un museo antropologico, vengo da un paese molto ricco della provincia di Mantova, abbiamo tutto, abbiamo le calze, abbiamo le fabbriche, abbiamo un sacco di soldi, non abbiamo un museo che ci ricordi da dove veniamo. Io credo che una certa parte della nostra crisi, che è una crisi economica, ma nel mio caso, per quanto vedo io dell'Alto Mantovano, è anche una crisi morale, una certa parte venga anche da qui. Non abbiamo uno spazio nel quale parlarci di questo. Ecco, allora io dicevo, credo che la ricchezza di un museo antropologico sia anche e soprattutto quella di essere un luogo di incontro. Un luogo di incontro tra generazioni, la generazione di chi si ricorda e chi ha visto attive queste cose e le generazioni che non potranno più vederle attive in funzione di queste cose, ma possono avere questa esperienza mediata dalle parole. Un incontro anche tra persone che hanno tradizioni diverse, per questo vi ho ricordato l'episodio di questo dialogo a tre, tra il curatore del museo e la sottoscritta. La ragazza brasiliana che ritrovava dei pezzi della sua storia in questi oggetti lontanissimi dalla sua esperienza. Un luogo, quello del museo etnografico, nel quale si coltiva un bisogno essenziale, quello di vedere concreta, presente, una dimensione di vita collettiva e di memoria collettiva.
Ecco, io penso che questa amministrazione, come ogni amministrazione, dovrebbe davvero custodire gelosamente questa sua ricchezza. Vi ringrazio molto dell'attenzione e anche della presenza. Ma io sono onorato di aver assistito a questo convegno e devo rinnovare il ringraziamento a tutti i relatori. Sono pienamente d'accordo con l'ultimo intervento della professoressa che dobbiamo far parlare questi ricordi, dobbiamo farli parlare. Io a questo proposito ringrazio anche il signor Enrico e tutti quelli che si impegnano a gestire questo museo, però in particolar modo un ringraziamento anche agli insegnanti della nostra piccola comunità, perché essendo una comunità piccola forse di questi problemi non ne abbiamo, perché nel senso abbiamo vissuto, essendo un paesino, abbiamo vissuto tutti questa realtà, però è fondamentale che anche gli insegnanti, anche i genitori continuino questa strada a far parlare i pezzi che ci sono, perché gli strumenti che ci sono bisogna farli parlare comunicando quello che la professoressa ha detto. Io credo che il ringraziamento a parte dell'amministrazione lo rinnovo nuovamente, credo che la Sara e la Isida abbiano preparato anche un piccolo ricordino di questo incontro, un libro che abbiamo fatto sulla nostra rocca, sul santuario, per tutti quelli che lo vogliono, e credo per le signore anche un omaggio floreale, perché penso che sia il minimo che potremo fare. Ecco, un'ultima cosa che è la più importante, quello che ha detto il professor Bonomi, un invito, un augurio a mettere assieme quello che abbiamo detto quest'oggi in modo da creare anche una base di partenza affinché ci sia questa continuità e che questa continuità sia possibile divulgarla anche a tutta la comunità, a tutta la valle, perché quello che le parole, come diceva il professore, vanno, le cose scritte restano e c'è questo passaggio, questa divulgazione, questo ricordo, questa tradizione che viene mantenuta viva, viene portata avanti, perché crediamo e credo che sia fondamentale, specialmente in questi momenti che tutto è diventato scontato, tutto è diventato via telematico, via internet, c'è bisogno anche di questa concretezza, di questa fantasia, di questo ritorno alle tradizioni e alle difficoltà che ci hanno portato al giorno d'oggi. Grazie nuovamente a tutti e complimenti. Patrimonio, valore aggiunto alla nostra comunità.
comunità. Questo lo dico tutte grazie al professor Bonomi, perché è in primis si è dimostrato molto attento a questa situazione. Ecco come la ISIC allora ha preparato un omaggio alle nostre relatrici. Potrà vedere l'autopsia della nostra rocca di Sabbio Chiese. Una era per la signora Moretti e questo per il signor Moretti, che è un omaggio, un piccolo omaggio floreale. Schiacciando questo pedale, questo è l'ordito, la trama. I fili dell'ordito si sovrappongono, questi sotto vengono sopra, questi vanno sotto in maniera che leggano tutti i modi. Vedete? Quindi adesso è bloccato e si può passare tranquillamente. Non mi hai fatto le collanine con le perline. Questo 1930 è la copia della corrispondenza scritta da un dell'ufficio di Toscolano Maderno, esatto, tutta la copia del, ma come facevano a fare la posta, che battevano macchine solo in originale, ciò la c'è aspettato, io ho visto impratico a fare questo. Perché 10, 20, 50 le lettere della giornata, una sopra l'altra e la sera sotto la pressa. L'ho scritto al mattino dopo, è scritto, quindi si vede anche la calligrafia. Ecco. Però il problema qual è? È tutto fratico al mattino. E negli uffici, da una parte all'altra, c'erano dei fili con quelle mollette per la biancheria, per il legno. Primo lavoro della segretaria che arrivava in ufficio al mattino, tendere ad attaccare tutti questi testi. La sera asciutti, la lettera del giorno prima andava alla firma del direttore e partiva la corrispondenza come era oggi. Questa è seta pura. Allora c'era una signora che abitava la frazione Sabbio Sotto, abitava la frazione che raccoglieva i bozzoli della tradizione di questo paese. Dai bozzoli ricavava il filo. Qui in uno di questi ci sono almeno 20 bavi del filugello torcigliate, il lavoro che faceva il signore, l'ho conosciuto perché è morto agli 70. E poi faceva la stoffa, e perché l'ho trovato un solaio
che c'è fatto così perché il papà di mia moglie era avvocato e quindi doveva andare a scritto in un certo modo, si faceva fare la provincia di seta, comprava la seta di questa signora e poi andava in sala. Penso per smielare, per separare dal fago che la via del museo e viene. Allora, questo foro sarebbe un po' di buono, cioè, il fago di vento. Il faro diventava una piastra e io mi portava qui e tornava indietro. Uno l'avevo al posto delle bilance, delle scatene, delle cose per misurare i cereali, diciamo tutto, frumento o qualcosa. Cioè, da paese a paese, quindi qui c'erano diversi paesi della Doria, qui quando lasciavano un bastone sopra sapevano voleva questo, quindi o per la divisione fra il proprietario del terreno, il contadino, oppure per vendere, eccetera, eccetera. Lo staio in italiano. C'è la borra che sono queste cose qua e c'è tutti i cacciatori no qua c'è la polvere e via non sono del lingue. Questo lo so per pulirle le mucche strigliarli c'è una striglia sì. C'era una fabbrica, all'estone, che faceva queste cose, sulle trappole, per i topi. Queste per i topi, queste per le talpe e quelle per i passeri. Una varia raccolta di lucerne, queste. Che l'ha fatto vedere Nel filmato per posare questo è fondamentale finisca la pubblicazione poi sì, un'altra sì, è fondamentale perché in una tomba in Cecoslovacchia della metà del primo secolo avanti Cristo le hanno trovate identiche allora spiegavo che tutti gli attrezzi che sono qui hanno avuto un'origine diversa perché sono state modificate, questa è ancora identica a quella trovata
Allora, senti dalle... Dunque, il legno di noce e serviva per fare le dughe alle botti. Ah. Conoscete le botti? Sì, 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 leggermente incurvate. Se potevo usare il pianettino come quella, lo fuori da queste lo avevo fatto di due volte, che erano due parti, che erano dall'altra, perché avevo costruito. Forse un po' di curvatura. La curvatura, esatto. Quindi dovevo fare, se non potevo fare la vecchia. Ma penso, anche solo fare, sono benissimo. Giochi, giochi. Non sono mai riuscito a trovare, l'unico però è questo. Cioè, papà è per la sera, magari faceva. E allora, venivo giù un filo d'acqua, questo, qui con me, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, poi il bambino poteva lavorare con un altro esempio. Un bacio di cuore, un altro di cuore, non so mai riuscito a trovare questa domanda. Mi fa vedere come si scrive il numero. Ce l'abbiamo noi. La posta di una la trombetta così. Ah, sì, 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 volevo pensare, tenendoli così, pensavo che le... La posta è il simbolo della posta. Perché? Magari è un altro simbolo così. Porta l'essere. Perché sì. È il cielo. Ti lascia qui una lettera. Se no, c'è una raccomandata, vai alla posta di Ciampaco, vai alla posta di cui si parlavano. Ah sì, molto gentile, l'ho data anche.